La cultura Pisa, Palazzo Blu ospita la mostra sui macchiaioli visitabile fino a febbraio. Torna l'evento più atteso per Palazzo Blu e per la Fondazione Pisa, la mostra I macchiaioli da queste ore in cui si svolge l'inaugurazione fino alla fine di febbraio. Stefano Del Corso, la mostra è promossa da Palazzo Blu e ospitata anche a Palazzo Blu, la Fondazione Pisa ovviamente sostiene questo evento. Intanto, che cosa vi aspettate? Beh, noi ci aspettiamo e ci auguriamo che ci sia una risposta analoga a quella che abbiamo avuto per la mostra di Hering. Hering, lo ricordo a voi, ha raggiunto quasi le 100.000 presenze, 100.000 visitatori. È ovvio che è stato un risultato straordinario, forse dovuto anche allo stretto legame che Hering aveva con la città di Pisa. E proprio per questo, quando ci è stato proposto alla Fondazione Pisa, alla Fondazione Palazzo Blu, voi sapete benissimo che la Fondazione Palazzo Blu è una delle fondazioni di scopo con cui la Fondazione Pisa opera sul territorio, la mostra sui macchiaioli, noi abbiamo accolto con grande piacere, soprattutto per una ragione semplice, una ragione che avrete modo anche di constatare nel momento in cui l'andrete a visitare, e cioè a dire che i macchiaioli costituiscono obiettivamente dei pittori che, anche se sono situati nell'Ottocento, parlano ancora a noi. Quindi noi ci aspettiamo, ci auguriamo che ci sia una risposta analoga alla mostra precedente, soprattutto perché è una lettura, quella dei quadri dei macchiaioli, che ha bisogno di particolare attenzione. Se non sarà una mostra semplice da visitare, ma noi auspichiamo vivamente che tutti coloro che verranno riescano a cogliere questo aspetto, che è un aspetto che noi vogliamo che sia messo in evidenza. Sindaco Conti, sono eventi che hanno un valore per tutta la città. Sì, un evento importante, una mostra sui macchiaioli, qui a Palazzo Blu. Ormai le mostre vanno avanti da oltre 10 anni, finalmente siamo riusciti anche a mettere in moto il meccanismo del turismo sui Lungarni, perché contemporaneamente ci sarà anche una mostra di incisioni sempre di macchiaioli a Palazzo Lanfranchi. Quindi un sistema virtuoso che funziona. Io ringrazio Palazzo Blu, la Fondazione Pisa per tutto quello che hanno fatto in questi anni e anche per questa bella mostra che poi parla del nostro territorio, anche perché i macchiaioli furono un movimento ottocentesco che appunto delle loro immagini si ritrae tanti luoghi familiari della regione ma anche della nostra provincia. Quindi sicuramente un grande, grande valore aggiunto. Oltre 380